Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e ti parlo di dropshipping su marketplace come eBay, Amazon, Walmart, ma anche di finanza personale su come fare soldi online davvero. E a tal proposito oggi andiamo a parlare di eToro, copy trading e di quanto sto guadagnando, di quanto ho guadagnato a febbraio 2021 con il copy trading su eToro. Quindi resta con me. Ragazzi, bentornati, benvenuti, grazie di seguirmi al solito. Vedo che stiamo crescendo, siamo 900 in pratica, anche se non sono stato molto attivo a febbraio per niente, ne sono consapevole, come vi ho detto nell'altro video, ho avuto diversi problemi, o meglio, sono stato molto occupato, ma dovremmo esserci, sto reingranando anche per YouTube. E torniamo alla grande questa settimana parlando di eToro, di copy trading e di quanto sto guadagnando con il copy trading. Non lo sapete, come dicevo, a dicembre ho deciso di iniziare una rubrica per il 2021 di investimenti passivi con il copy trading, visto che tutti si chiedevano se eToro funzionasse, se potesse essere un'idea per fare investimenti passivi e crearsi delle rendite. Ho detto vabbè, perché no, proviamo. Ho deciso quindi di investire circa $5.000, 4.800 su eToro in forma passiva, copiando altre persone, per vedere un po' cosa ne nasceva. Ti lascio gli altri video in descrizione se vuoi andarli a vedere. Devo dire che l'esperienza sta andando molto bene. Incremento, come ho spiegato nel primo video, tra i 150 e i $200 al mese nelle posizioni, e al momento ho guadagnato a gennaio circa, se ricordo bene, $120, a dicembre no. Dicembre abbiamo iniziato, quindi solo gennaio $120, e ora andiamo a vedere quanto ho guadagnato a febbraio. Da considerare, ragazzi, che è stato un mese particolare per gli investimenti, andato tutto su, il mercato è impazzito, Bitcoin è impazzito, le criptomonete sono impazzite. Attenzione, non ho posizione di criptomonete, le persone che copio, come ho spiegato negli altri video, non sono a caso, le vado a vedere cosa la loro storia, ma te vedere gli altri video nel dettaglio per capire come scelgo le persone da copiare. E non ho persone che investono nelle criptomonete, quindi i miei investimenti non sono falsati dalla volatilità delle criptomonete. Detto questo, andiamo a vedere subito nel dettaglio quanto ho guadagnato. Un secondo, perché me ne sono segnato il calcolo. Abbiamo chiuso gennaio con un profitto totale di $370 sul mio conto. A febbraio, al momento in cui faccio questo video, sono a un profitto di 446,70, quindi c'è stato un profitto totale ad ora di circa $76, un po' inferiore rispetto al profitto passato. Attenzione ragazzi, al momento di questo video, che siamo giorno 25 febbraio, fino a 4 giorni fa il profitto sui toro, che l'avevo visto, era invece di 70, 130, $140. Il problema è che questa settimana c'è stata una correzione di mercato molto forte, soprattutto nel tecnologico, e mi ha abbassato tutte le posizioni, cioè le posizioni delle persone che copio, che sono qui, non so se riuscite a vedere lo schermo e si mette a fuoco, si sono abbassate, quindi abbassandomi il profitto. In ogni caso, $70 è un buon profitto, siamo circa al 2,5% del capitale al momento inserito, più o meno, forse qualcosa in più, e ci sta. Certo, era meglio se non si abbassava il mercato, ma va bene, l'importante è chiudere in positivo. Cosa vado a fare ora? Ora vado a incrementare la posizione di altri $150-$200. Sto decidendo, probabilmente saranno 200, e li andrò a inserire. Invece di copiare una nuova persona, andrò a scegliere le persone che mi hanno performato meglio e andrò a incrementare la posizione. La posizione che andrò a incrementare sicuramente sarà su Ocean Dan 007 o su Ishfaq Pirali, è indiano questo, sono le persone che mi hanno
scusate ragazzi, ho ricevuto una chiamata, volevo un truffare dal Regno Unito, c'è questa truffa che ti chiamano automaticamente per avere il tuo social security number. Comunque, dicevamo che sto andando a rafforzare la posizione su uno di questi due, probabilmente andrò sull'indiano. Se volete vedere i nomi, perché è difficile pronunciarli, comunque se volete vedere tutte le mie posizioni potete andare sui Toro, basta che mi cercate sulla barra di ricerca e cercate Daniele Puccio tutto unito, mi trovate, potete anche copiare le mie posizioni, vederle, seguirmi, insomma mi potete seguire. Andrò a rafforzare la posizione su questa persona, su questo indiano, per diversi motivi. Lui, tra l'altro, è quello che mi ha performato meglio, ma ha iniziato dopo, quindi l'ho copiato dopo e mi ha performato meglio raggiungendo gli altri, quindi mi sa che andrò a forza la posizione. Perché non vado a rapire posizioni nuove? Per un semplice motivo: ho già 12 persone che sto copiando, quindi 12 persone da seguire, un numero abbastanza alto, abbastanza diversificato, e già da due mesi sto riuscendo ad raccogliere dati sulle loro performance, su quello che fanno, su come si comportano, e quindi posso decidere di rafforzare qualche posizione. Può essere che il mese prossimo rafforzerò un'altra posizione o aprirò una nuova posizione, e vediamo come vanno le cose. Per il resto mi posso ritenere soddisfatto, il social trading, il copy trading sta andando abbastanza bene. Perlomeno fino a quando c'è profitto, che me va sempre bene. Il tempo che mi richiede è un'ora al mese al momento. Poi dipende anche dalla strategia, c'è chi direbbe di controllarlo più spesso, di muoversi più spesso, ma non è il mio obiettivo è vedere se riesco a farmi una rendita più o meno piccola, quindi comunque percentuale del capitale passiva da eToro, da copy trading. E al momento sembra che ci stiamo riuscendo. Ovviamente due mesi ancora sono pochi, abbiamo tutto un anno davanti per valutare, ma al momento mi ritengo soddisfatto. Ogni soldo che entra in modo passivo è sempre benvenuto. Quindi ragazzi, ricordate, se vi interessa eToro iscrivetevi e seguitemi se volete rimanere aggiornati. Se volete iniziare il copy trading, le mie opinioni sono: iniziate con un capitale basso rispetto al vostro patrimonio, molto basso, perché comunque non dimenticate che state mettendo i vostri soldi nelle mani di persone che non conoscete, non sapete come si comportano, se hanno dei tilt, se si stressano e fanno cazzate, non lo potete sapere. Questo è il motivo per cui ho diversificato investendo su tante persone di tanti mercati, che si occupano di mercati diversi, non criptomonete perché sono troppo volatili e non mi interessa copiare. Io investo in criptomonete, investo in Bitcoin già da parecchi anni, ma lo faccio per conto mio nel mio wallet privato. Quindi se vi volete interessare al copy trading, utilizzate un capitale basso. Se vi state preoccupando di togliere una truffa, no, è un broker regolamentato, non ho avuto problemi finora. Ovviamente non ho fatto prelievi grossi, ho fatto prelievi test, comunque hanno funzionato, hanno abbassato di recente anche le commissioni, quindi ora è sempre più conveniente come broker. Per il resto ragazzi, ricordate di iscrivervi, mettere like al canale, prometto che arriveranno molti più contenuti. Sto lavorando su un piano di calendario YouTube per portarvi molti più contenuti anche su eBay, su Amazon, su tutti gli argomenti che vi interessano. Quindi iscrivetevi, abbiate pazienza, stanno per arrivare. E ricordate di iscrivervi al canale.